Hello, New York. Can you hear us well? Yes, we can hear you very well. So good morning to you, and it's a great afternoon here in Bologna, and we are at the G7 week for the environment, all for the green, and we are extremely excited to connect with you in New York. And it's been extremely exciting here, and a lot of participation. Tonight we will have a special evening on ocean. But it is with great pleasure that I would like to introduce the Minister of Environment, Land and Sea from Italy, who would like to do to give a message to New York and to you, Minister Galletti. Thank you, Minister. Thank you. Saluti da Bologna, saluti da questa splendida città nel quale in questi giorni ci candidiamo a essere la città mondiale dell'ambiente. Hello everyone. Here we are in Bologna, which will be or is starting to be the global capital for the environment. 80 eventi in preparazione del G7 ufficiale che si terrà l'11 e il 12 di giugno proprio qui a Bologna. 80 events preparing the official G7 that will be held on the 11th and 12th here in Bologna. 80 eventi nel quale parleremo di ambiente in tutte le sue declinazioni. 80 events that will engage the population and all the stakeholders regarding environment and environmental issues in all the ways we can imagine. Vogliamo che da qui arrivi un messaggio forte. Il degrado ambientale va di pari passo col degrado umano. And the message is that the human effect impact on the environment is something that we have to take care of. And al G7 ufficiale, quello con i ministri dell'ambiente dei 7 paesi più industrializzati del mondo, parleremo anche di oceani. And during the official G7 with the 7 ministers for the environment from the G7, we speak of oceans and the impact of human beings on oceans too. Di come tutelare uno dei beni più importanti che abbiamo su tutto il pianeta. How to take care of one of the main issues on our planet Earth. Di come liberarlo dall'inquinamento, dalle plastiche e di come fare portare avanti una politica comune per farlo. How to reduce pollution, how to take care of plastics and how to clean our oceans and sea. Metteremo a disposizione di tutti le tecnologie che abbiamo messo a punto anche nel nostro paese, in Italia, sulle bioplastiche. All the Italian innovation we have here in Italy regarding bioplastics will be disseminated and used by everyone. Proporremo di valutare l'opportunità di estendere a livello mondiale quello che già nel nostro paese facciamo. Non usiamo sacchetti di plastica, abbiamo bandito per legge l'utilizzo dei sacchetti di plastica. We cannot anymore here in Italy use plastic sacks and plastic, so we are telling you that what we are doing is something for everyone. Tecnologia, innovazione, buone pratiche per salvare i nostri mari. And technologies and innovation to save our sea and oceans. Grazie e buon lavoro per la vostra conferenza. Thank you everyone and a good job for everyone for your conference. Absolutely, thank you. And as the minister said, we need policy and we need everybody. We need policy, and the minister said that he will support policy on ocean. So you have an ally here. Thank you.
andati. Siamo in Italia. Are we still live? Benissimo, e adesso torniamo a Bologna dopo questa bellissima collegamento con gli oceani e New York per parlare con i ragazzi del Master in Comunicazione dello IULM di Milano e creare questa grande opportunità per i giovani di fare delle domande al signor Ministro e avere un colloquio diretto. Chiaramente farò un po' da moderatrice per evitare che parliate tutti insieme, però se dite il vostro nome, di dove siete e delle brevi domande affinché il Ministro possa rispondervi. Vi ringrazio. Io sono Edoardo, sono di Torino e la mia prima domanda era riferita al fatto che dopodomani sarà la giornata, il giorno di 8 di giugno e la giornata degli oceani. E il 30 di marzo la Commissione europea ha ottenuto l'impegno per la tutela degli stock ittici per i prossimi 10 anni. Lei ha già pensato come sviluppare l'iter per l'attuazione di questo impegno? Sì, noi come chiaro, come paese europeo ed essendo su questi temi particolarmente interessati e virtuosi, particolarmente interessati per ovvi motivi, siamo una penisola, noi abbiamo un rapporto strettissimo col mare, la nostra economia si regge molto in parte sul mare su cui ci affacciamo e abbiamo tutto l'interesse a tenere il nostro mare bene. Abbiamo già esteso in Italia delle buone pratiche, noi siamo stati forse il primo paese al mondo a vietare l'utilizzo dei sacchetti di plastica in Italia. In Italia, se voi andate in un supermercato, sono tenuti a darvi solo ed esclusivamente dei sacchetti di bioplastica oppure sacchetti di stoffa. Non possono più utilizzare i sacchetti di plastica, che sono quelli che finiscono nel mare causando tanti danni. Abbiamo una filiera produttiva importante sulla bioplastica. Noi oggi facciamo bioplastica a partire dal cardo. Abbiamo riconvertito delle centrali di combustibili fossili proprio come per la produzione di biomassa. Continueremo a farlo, investire sulla chimica verde. Abbiamo altri 2 stabilimenti dell'ENI che investono sul biocarburante a partire dall'olio fritto. Abbiamo sviluppato tecnologie proprio qui a Bologna, le abbiamo presentate ieri in occasione di questa preparazione al G7 di All for the Green, di una tecnologia innovativa per poter togliere gli idrocarburi dal mare in maniera naturale. Ci siamo in tutti questi anni protetti dagli sversamenti di idrocarburi attraverso buone pratiche che abbiamo messo in atto con i nostri comuni che si affacciano sul mare. Quindi io, per rispondere alla tua domanda, siamo pronti a recepire la direttiva, anzi saremo fra i primi a recepirla, ritenendola indispensabile per il nostro paese. Grazie mille. Grazie a te. Buonasera, io sono Vanessa da Brindisi. Il tema dell'indipendenza energetica è al centro del dibattito internazionale. Mi chiedevo, per quanto riguarda, quali sono le prospettive per quanto riguarda il piano, sia per la riduzione dei combustibili fossili in Italia e per quanto riguarda l'adozione di energie alternative sempre in Italia? Allora, noi partiamo da una situazione molto virtuosa. Noi abbiamo investito moltissimo negli ultimi anni in energie rinnovabili, 11 miliardi all'anno, quindi una cifra molto importante. Oggi questo ci permette di essere fra i maggiori produttori, anzi il maggior produttore di energia rinnovabile in Europa e fra i maggiori al mondo. Chiaramente questo non ci basta. Abbiamo presentato insieme al Ministro dello Sviluppo Economico, Ministro Calenda, abbiamo presentato la nuova strategia energetica nazionale. Il primo punto della strategia energetica nazionale, di questo ne vado orgoglioso, è il raggiungimento degli obiettivi di Parigi, che poi sono i target fissati a livello europeo. Meno 40% di emissione di CO2, 27% target di energia rinnovabile, 27% di efficientamento energetico, tutto entro il 2030. In quella strategia ci sono gli obiettivi e i mezzi che vogliamo mettere in campo per cogliere questo obiettivo. Dico di più, che in quella strategia è
indicato come, data per la decarbonizzazione del Paese il 2030. 2025-2030 abbiamo presentato tre ipotesi che chiaramente hanno costi diversi, che prevedono l'uscita dell'Italia definitiva dal carbone entro quella data. Io credo che questo sia un grande obiettivo, un virtuoso per il nostro Paese. È chiaro che resta il tema dell'indipendenza energetica. Come intendiamo coglierla? Intendiamo coglierla puntando sull'energia rinnovabile e puntando più sul gas. Oggi infrastrutture come quelle del TAP a noi servono per quello, servono per rafforzare il Paese e per renderlo più indipendente dalle fonti fossili. Chiaramente avremo un periodo lungo di transizione perché arrivare al 100% di energie rinnovabili oggi è ancora un obiettivo virtuoso sicuramente, ma ancora inipotizzabile. La ringrazio. Grazie. Buonasera, sono Giusita Caserta. Volevo chiederle, secondo lei, quali sono gli elementi cardine che rappresentano l'Italia all'estero in materia di sostenibilità e qualità della vita? Ma noi abbiamo un patrimonio di biodiversità enorme, culturale enorme. Siamo belli, non come persone, siamo belli come territorio, spero anche come persone, fra l'altro. Però sicuramente come territorio. Abbiamo il territorio più bello al mondo, dove sono presenti più opere d'arte al mondo, ma insieme a questo abbiamo il 10% del nostro territorio che è parco nazionale, non perché l'abbiamo deciso noi, ma perché quel territorio meritava di essere tutelato per la sua bellezza. Abbiamo un mare stupendo, abbiamo delle riserve marine magnifiche, quindi noi siamo conosciuti per quello. E dobbiamo questo patrimonio renderlo oggi un valore anche economico. La sfida che abbiamo davanti è questa, cioè noi forse lo stiamo sfruttando troppo poco. L'abbiamo conservato in tanti casi anche bene, parlo della biodiversità, l'abbiamo conservata bene grazie a questi parchi. Oggi stiamo discutendo una legge in Parlamento proprio per provare a mantenere la nostra mission, che è quella della salvaguardia della biodiversità, ma anche per poter rendere più fruibile quella biodiversità, cioè puntare, grazie a questo patrimonio che abbiamo, ad aumentare il turismo e anche l'economia in quei posti. Oggi questa è la sfida che abbiamo davanti ed è una sfida per far conoscere anche meglio il nostro Paese all'estero. Grazie mille. Grazie. Quindi bellezza, innovazione. Bellezza, innovazione, economia, turismo, c'è tutto dentro. C'è tutto. C'è tutto e noi abbiamo tutto. Un'altra domanda. È un'altra curiosità a questo punto. Sono Ginevra e vengo da Milano. Le volevo chiedere, secondo lei, che impatto avrà questo evento sulle politiche future? Ma lascerà un segno. Io ho l'ambizione di dire, poi è una mia ambizione, spero che dopo corrisponda alla verità, che dopo questo evento niente sarà più come prima. Perché qui, guarda, noi abbiamo affermato un paio di concetti importanti, stiamo affermando in questi giorni, che sono determinanti. Il primo è etico-morale, a cui tengo davvero molto. Lo prendiamo dalle parole del Papa, della Laudato Si, no? Il degrado ambientale corrisponde al degrado morale. E questo è valido sempre, anche nelle nostre famiglie. Se abitiamo in una casa brutta, sporca, anche noi dopo un po' diventiamo come la nostra casa. Se la teniamo bene, se la teniamo pulita, viviamo meglio con gli altri, no? Ed è la stessa cosa per il nostro pianeta. Se lo teniamo bene, viviamo meglio. Il degrado ambientale si porta dietro anche il degrado umano. E il degrado umano nelle sue accezioni più negative, perché il degrado umano, ricollegato al degrado ambientale, si porta dietro diseguaglianze fra i popoli, la fame nel mondo, la mancanza di acqua, quindi la mancanza di vita, no? Tutto questo dobbiamo evitarlo, e lo possiamo evitare tenendo bene il nostro globo, il nostro pianeta. E per tenerlo bene dobbiamo cambiare i nostri cicli produttivi. Ed ecco il secondo messaggio che mandiamo da qui. Economia e ambiente sono un binomio inscindibile. E oggi conviene. Per anni noi abbiamo creduto che l'ambiente fosse un deterrente per l'economia. Chi fa politica ambientale, le aziende che fanno politica industriale e ambientale, sopportano maggiori costi, quindi sono meno competitivi. Oggi possiamo dire il contrario.
le imprese che fanno politica ambientale oggi sono più competitive degli altri, perché hanno più penetrazione nel mercato, perché oggi il consumatore vuole un prodotto che sia ecosostenibile e guarda come tu produci quel prodotto. Non solo, ma l'economia circolare, la scienza, oggi ci porta a una frontiera nuova. Oggi la ricerca di nuovi materiali, quindi innovazione, no? Il design industriale, ancora innovazione, la ricerca nel ciclo produttivo, quindi ricerca e sviluppo, il modo con cui gestisco i rifiuti, il riciclaggio dei rifiuti, sono tutte frontiere nuove, inimmaginabili fino a poco tempo fa, che oggi diventano una grande frontiera di business e una grande frontiera nel quale le aziende si confronteranno per essere competitive sul mercato. Ecco, io vorrei che questi due messaggi venissero fuori da Bologna e se vengono fuori cambieranno il mondo, cambieranno anche l'Italia. Grazie. Grazie. Salve, sono Cristina da Catania. Io volevo chiedere concretamente quali sono gli impegni che l'Italia si sta impegnando a portare avanti con le organizzazioni nazionali impegnate sul tema del climate change e sul tema appunto dello sviluppo sostenibile e magari anche con le start-up, insomma. Intanto noi siamo firmatari sia dei goal 2020-30, quelli di New York del 2015, sia dell'accordo di Parigi, e dico con molta determinazione e chiarezza l'Italia non torna indietro. So che qui abbiamo molti amici, tutti i paesi europei, gran parte dei paesi del mondo. Noi abbiamo firmato quegli accordi e crediamo che quegli accordi, gli impegni di quegli accordi vadano mantenuti, anzi vadano rafforzati nel corso del tempo. Che cosa stiamo facendo? Intanto facciamo molta cooperazione internazionale e io di questo ne vado particolarmente orgoglioso. L'Italia è un paese che investe insieme a molti altri paesi europei in cooperazione internazionale. Lo facciamo con accordi bilaterali, soprattutto con le piccole isole del Pacifico, con i paesi africani. Il G7 ambiente sarà un momento di confronto anche sull'impegno dell'Europa in Africa. Avremo presenti ministri di paesi africani proprio per mettere al centro del G7 anche il problema e quello che può fare l'Europa per l'Africa. Sul fronte interno, l'ho detto prima, noi stiamo andando avanti disegnando tutte le nostre strategie, a incominciare quella dell'energia, del piano energetico nazionale, la strategia di sviluppo sostenibile, la strategia contro i cambiamenti climatici. Noi entro fine anno avremo approvati questi tre documenti. Questi tre documenti disegnano il piano industriale del Paese da qui al 2030, al 2050, partendo dagli obiettivi ambientali. Questa è la risposta forte del Paese. Grazie. Grazie. Credo sia l'ultima domanda e volevo ringraziare sia gli studenti. Grazie a voi. E ringrazio anche il Ministro perché penso che lo stia facendo per la vostra generazione e perché è un dono che facciamo anche ai figli. Per me, perché voglio rimanerci certo. Molto su sto pianeta. Certo, ancora. Ma quello che vogliamo lasciare, come diceva Papa certo. Francesco, siamo i custodi, non siamo i proprietari. Grazie a voi. Grazie a lei. Grazie, grazie Ministro. Grazie. Grazie ragazzi. Scusate la stanchezza, ma non ce la faccio più.